Salve, bentrovati nel nostro canalino. Sto aspettando la Elisa che è andata dentro a scuola a prendere Gianluca. Eccoli qui, ciao Gian. Alberto. Ma cos'hai, la felpa di Sinagagiri? Sì. Grande. Siamo in Riviera del Brenta, famosa per le sue ville stupende e per un'altra cosa che però forse è meglio non dire. Esatto. Diciamo il nome? No. Alcuni di voi l'avranno già capito. Famosa per il settore calzaturifero, calzaturiero, calza... Famosa per le scarpe. Abbiamo le antennine di Radio Company. Qui abbiamo Top Group, un famoso allestitore che forse ve ne parleremo prossimamente. Direzione Colli Euganei. Guarda che bei. Eccoli che si avvicinano sempre di più. Che spettacolo ragazzi, vigne ovunque. Siamo arrivati a Cinto Euganeo, ma non vi sveleremo ancora il perché. È sabato, sono le ore 12, ora pranziamo. Che si mangia oggi? Si mangia la pasta fredda. Pasta fredda, con la velocità che contraddistingue la Elisa. Mettiamo un po' di maionese, Gian. Anche al papà, un po' tanta al papà. E lì lo sai cosa manca? Una foglia di basilico. Pronti? Eccola qua del nostro orto. Toh! Di mano. Ma che roba, anche il basilico. Voilà. Signore. Eccoci dopo il riposino, che è immancabile. Ci siamo rimessi in marcia e abbiamo parcheggiato in un parcheggio adiacente all'ingresso del sentiero. Il sentiero numero 11 sul Monte Cinto. Numero 11 del Monte Cinto, quello che ci porterà a vedere dei dinosauri. Vi metto le coordinate del parcheggio qui sotto da qualche parte. Quella che avete appena visto è l'ex fornace cava bomba che si trova ai piedi del Monte Cinto, davanti al parcheggio dove abbiamo messo il van. La fornace si chiama così perché ha preso il nome da una sorgente d'acqua che si trova qui vicino, che si chiama appunto bomba. Questa fornace veniva usata nell'Ottocento, dove veniva estratto il calcare dal Monte Cinto, poi veniva trasportato fino a qui con i carrelli che vedete alle mie spalle, e il calcare veniva trasformato in calce viva. E ad oggi è diventata la sede del museo paleontologico, giusto Eli? Geopaleontologico. Perché trovarono in questa zona, su uno scavo, dei pesci fossili del periodo giurassico. Per quello ci sono delle riproduzioni di dinosauro. Quante ne sa la Elisa? Già, mi fai vedere da dove fa la c***a questo dinosauro? Dove? Ah, qua sotto! Ah, c'è proprio il buco! Attento!
freddo, che si è mangiato... Sì, esatto, che non... Si è preso freddo. Ora prendiamo il sentiero che fa tutto il giro ad anello intorno al Monte Cinto. E lì, vi facciamo vedere il percorso ad anello, come si sviluppa. Questo è tutto il percorso, noi siamo partiti da dove? Da qui, parcheggio, sì, museo. E siamo... Abbiamo fatto così, così, così e siamo arrivati fino a qua. Ah beh, dai! E dopo siamo... è un mezzo anello, dai! Sì. Dovevamo arrivare qua. Sì, sì, sì. Ecco, l'idea era di arrivare al Buso dei Briganti, che ora vi spiegherò che cos'è, ma... Siamo partiti Dobbiamo troppo tardi. Dobbiamo organizzarci meglio, esatto, con esatto, panino esatto. al salame e quant'altro. E birra, sì. La leggenda narra che nell'Ottocento questi briganti si nascondevano in questo buso, ovvero buco, perché grazie alla conformazione particolare della roccia avevano una vista panoramica sul territorio, così da intercettare il passaggio dei viandanti che poi ovviamente derubavano. Siamo partiti. Grande Eli, vai, dillo tu. Per andare dove? Ad est. Andiamo ad est e andiamo a visitare la città. Ciuccia lì e ciuccia là. No! Basta, questa è la prima e ultima volta che parlo, ricordatevelo. No, non lo pubblichi. Dove siamo stati? Dopo aver visto i dinosauri, siamo stati al Jurassic parco Park. Di Jurassic Park. Cambiamo... Siamo ancora vivi, non siamo stati mangiati. Cambiamo meta, andiamo ad est, che si trova a 10 minuti da qui. Eravamo indecisi tra est e Arqua Petrarca, perché meritano tutte e due, però... Ecco. Bisogna fare una scelta. Sì. Dopo che la Elisa ha fatto l'intera colonna sonora di Jurassic Park, c'era ancora un altro pezzettino che fa esatto. Siamo arrivati nel parcheggio dove si trova un posto camper, eccolo qui, con corrente che ovviamente non funziona, però abbiamo l'acqua e signori e signori c'è anche lo scarico. Buongiorno, siamo tornati nel giardino del castello. Ieri ho dovuto interrompere le riprese per un male di testa forte, soffro di cervicali. Siamo tornati per andare a vedere appunto il castello. Il castello di Este è un castello carrarese costruito attorno al 1300. È formato da imponenti torri e un muro di cinta lungo quasi un chilometro. Nel 1570 perse la sua valenza militare e fu acquistato da una potente famiglia veneziana, i Mocenigo, i quali fecero costruire il proprio palazzo, che fu parzialmente distrutto da un incendio nel 1700. Infine nel 1887 fu acquistato dal comune di Este e destinato ad uso pubblico.